Non la solita insalata di pollo, te ne faccio una versione più delicata, con meno calorie, più veloce da fare e più buona, con un condimento molto particolare. Per 4 persone ci servirà un petto di pollo, ma non quelli giganti, pompati, enormi, con tutte le striature bianche. Un petto di pollo piccolino, genuino, sincero. Tira via l'ossicino, altrimenti ti va di traverso, e la cartilagine. Usa un asse a parte. Tira via il filettino, accompagnando un po' con il coltello il filetto, così viene via bello sottile, e poi taglia a metà il filettino in modo da ricavare 2 scaloppine abbastanza sottili. Gabriele, perché non si lava il pollo? Il pollo non si lava perché il pollo contiene dei batteri nella sua carne che per noi potrebbero essere dannosi, per lui no. E se tu lo lavi li sparpagli per tutta la cucina. Il pollo arriva già lavato, più che lavato, e devi usare un asse apposta per tagliarlo e un coltello che dopo laverai subito per non inquinare tutto il resto della cucina. Muore nessuno, non succede quasi mai niente, però è meglio prevenire che curare. Griglia sul fornello oppure una padella anche di ferro da arroventare. Griglia, ho usato questa qua ma non ve la consiglio, sentite come suona male, sembra di cartone. Una schifezza, non comprate quelle di Ghisa, più pesanti. Gabriele, allora tu perché ce l'hai e perché la usi? Perché me l'ha mandata una ditta, però non mi sentivo di proporvela perché è inguardabile. Pochissimo olio sul pollo, poco. Ungi leggermente il pollo, ma poco olio, altrimenti vi fa un mucchio di fumo che non serve. Ungi leggermente il pollo e lo metti sulla griglia. Questi tipi di griglie qui molto leggere si piegano, si raffreddano subito quando ci metti la roba. Poi gli hanno messo un trattamento antiaderente che si rovina subito. Il pollo, mi raccomando, tagliatelo abbastanza sottile, così cuocerà in fretta e non si asciugherà. Quando vedete il pollo che comincia a sbiancare un pochino sopra, lo girate. Guarda come riscalda male sui bordi, io la butterei fuori dalla finestra sta padella qua. Quando è cotto lo vedete subito perché diventa bianco, ma non cuocetelo troppo, lo togliete. Questo pollo ha cotto 2 minuti così e 2 minuti così. Di qua è più sottile, di qua è più grosso. Per vedere se è cotto, se avete dei dubbi, tagliate via un pezzettino e guardate il colore. Vedete che è bianco, bello, succoso? Così va bene. Ma che non ci vanno le zucchine. Come no? A me piacciono, io ce le metto. Fate come volete. Ma dai! Nell'insalata di pollo di solito si utilizzano le carote e il sedano come verdure crude. Io resterei su quelle perché sono buone. Però invece di prenderle a coltellate come si fa di solito, le faccio a striscioline perché vengono più belle, mi piacciono di più. Poi fate un po' come preferite. Il tronco che rimane lo taglio con il coltello più sottile possibile. Gamba di sedano, se sedano bianco non c'è bisogno, ma se usate il sedano verde, con un coltellino più piccolo di questo, tirate via i filamenti, li pizzicate all'inizio qua, perché danno un po' fastidio in bocca, all'inizio e li strappate via. Se poi invece volete tagliare tutto a julienne, va benissimo. Un po' di sale e gli dai una mischiata, così cacceranno l'acqua qui nella tazza e non dopo nel piatto insieme alla salsa. E lo metto qua vicino al pollo che si sta raffreddando. Ciotolona. Cetriolini, se riuscite a trovarli abbastanza grossi da fare questo lavoro anche con i cetriolini, bene, altrimenti li tagliate a rondelle. Un pezzettino di Emmental o di gruviera o di qualsiasi altro formaggio che gli assomigli un po', che sia un po' duretto. Tagliato sottile. Formaggio non tanto perché avevamo detto poche calorie. Olive verdi denocciolate. Scegliete delle olive belle, non quelle olivette verdi finte che sembrano di plastica, tutte gnegne. Prendete le belle, gli date una bella strizzata su un piattino, così esce l'acqua salata in eccesso e le mettete dentro. È importante schiacciarle perché è tutta un'altra cosa, non so perché, ma prendono un sapore completamente diverso. Sono passati giusto 3-4 minuti da quando abbiamo messo il sale alle verdure. Gli do una bella strizzata. Se fai questo lavoro non ti troverai poi nel fondo della tua insalata l'acquetta che balla in giro. E il pollo, che si è quasi raffreddato, lo taglio, ma non tagliatelo sottile che poi si rompe tutto. Lasciatelo a pezzettini un po' grossi che si veda e che si senta. In un'insalata ci devono essere i pezzi un po' grossi, tutti distinti, è la salsa che deve dopo legare tutti quanti i sapori, altrimenti se fate tutto tritato piccolo vi viene fuori un pasticcio. E basta pasticci. Di solito per condire l'insalata di pollo si utilizza la maionese. Qualcuno fa maionese e senape, qualcuno fa olio e limone, qualcuno fa solo olio e sale. Io invece voglio fare una cosa un po' particolare. Scrivi nei commenti qual è il tuo condimento preferito, quale utilizzi e soprattutto se ti piace quello che faccio io adesso. Avocado, tagliato malissimo. Mezzo avocado. Questo non è bellissimo, però va bene, dai, ce lo facciamo andare bene. Un po' di sale.
Avete presente il limone, quello dello sportello del frigorifero che è lì da una settimana? Ecco, mezzo di quello lì, strizzato bene. Schiacciare bene con una forchetta. Non ho messo sale di qua perché c'erano le verdure che erano già state salate all'inizio. Ci sono le olive che sono già piuttosto saporite. C'è il formaggio che è già salato. Quindi ho messo il sale anche nell'avocado, quindi di sale qui ce n'è già fin troppo per i miei gusti. Poi fate un po' come volete. Metto 2 cucchiai di olio nell'avocado, non è obbligatorio, è una cosa facoltativa. Aggiungo la mia salsa all'avocado e mischio per bene. Voglio fare un bel piattino da mettere in mezzo al tavolo, quindi mi sistemo per bene la mia insalata di pollo in un vassoietto. Non schiacciatelo effetto Badile così, lasciatelo così un po' arieggiante. Ho tenuto un pezzettino di pollo senza condimento, così lo taglio a striscioline e lo metto sopra e si vedrà di più. Una nota di rosso e per renderlo speciale ci metto anche qualche scaglietta di formaggio grana o di parmigiano. E le zucchine alla griglia che ha preparato la Beatrice, ci metto il mio ditone in mezzo, ce la arrotolo e le metto giù, così sembrerà come una rosellina. Con questo caldo ci sta proprio e credetemi che per me questi sono momenti davvero molto difficili, perché il medico mi ha detto: Gabriele, devi mangiare un po' meno. Stai utilizzando la ciotola dove hai fatto la salsa? E certo, a bestia, è qui che c'è la cosa più buona. Un'ultima giratina riflessiva. Il pollo, l'olivetta, tutte cose che si vedono, non sono macinati, sono belli interi, che li vedi e sai che cosa cacci in bocca, ma non sai cosa ti aspetti. Ah, però sto un po' lontanino, perché ieri mi hai fregato il cucchiaio. No, stai buona lì. Via la mano. Guardate che belle, guardate, cioè, si sente le crudité delle verdure, il salato dell'oliva croccante, il pollo che arrotonda. È una cosa incredibile, buonissima. Ah. Alza un po' il piatto, ma ancora un po' perché non lo vedo. No. È una ricettina perfetta per il periodo estivo, la puoi preparare anche il giorno prima, così ti porti avanti. Un'ottima idea sarebbe farci del pane saltato in padella, bello scrocchiantello, che ce lo metti sopra alla fine, mi è venuto in mente adesso. Scrivi nei commenti cosa ne pensi di tutte queste idee nuove che ho portato per questa insalata di pollo e scrivi la tua versione, che si sa mai che magari la facciamo. Iscriviti, lascia like, quella roba lì, ma soprattutto fatti l'insalata di pollo, che è buonissima. A bestia! Amm.